What's going on? Ragazzi, sono Mike Filippo Nerazzurro, benvenuti a questo canale. Oggi voglio parlare del passato, voglio parlare di Adriano, l'imperatore. Non so perché, da un paio di giorni che ci penso e dico all'Inter ci servirebbe uno come Adriano, cioè nel senso che un bomber come lui, che è stato amato, un vero trascinatore, amava veramente l'Inter, no, come signorino Icardi. E nessuno ne parla e oggi io voglio parlare proprio di lui. Vi faccio vedere questo piccolo break video e poi parliamo della sua carriera. A dopo, ciao! L'Adriano Migliore sembrava un alieno, l'uomo bionico se preferite. Il fisico perfetto, la tecnica e la velocità. Quando lo vedevi andare via sembrava un cartone animato, gli altri aggrappate le spalle per fermarlo. Ma non era un robot. La vita può ingannare l'anima. E anche l'uomo bionico, per giocare bene, ha bisogno di averne uno. Adriano in area di rigore, la finta, Adriano col sinistro, 3-1, la serata di Adriano, la rosa dell'Inter. L'Inter adesso in superiorità numerica, il lancio lungo in verticale, Adriano, pallonetto calibratissimo, delizioso, gran gol di Adriano. Ci aspettavamo un tiro di potenza e invece Adriano ha osservato la posizione del portiere e lo ha battuto con un pallonetto perfetto. Adriano insiste, Adriano in rigore, Adriano, supera del portiere, Adriano, rete, straordinario Adriano. Che giocatore, ragazzi, che ha fatto un gol adesso, stratosferico. Larga per Adriano, cerca spazio il brasiliano. Sinistro, è un gol strepitoso di Adriano. Incredibile questo gol di Adriano. C'è veramente Grussi Adriano. C'è anche Cordova, palla dentro, Adriano, 3-2, 46 sul cronometro, doppietta di Adriano. Sulla corsia di destra Adriano, insegue il pallone, lo tiene in campo Adriano che punta dritto l'uomo, entra in area di rigore, palla sul sinistro, un fendente, il gol di Adriano, grande azione personale di Adriano. Adriano,
l'Inter di scena al Curi di Perugia può contare su una marcia in più. Può contare su uno straripante Adriano. Adriano va via in area di rigore, Adriano ancora con le finte, Adriano tocco sotto e l'Inter è in vantaggio, Adriano. Finale di Coppa Italia ancora in bilico, almeno fino a quando la palla non arriva sul sinistro di Adriano. Materazzi, Adriano, Adriano, tira dalla grande distanza ed è un gol capolavoro dell'imperatore all'Olimpico. 29 minuti 40 secondi, siluro di Adriano e palla dentro. Roma 0, Inter 1, il gol di Adriano. L'Udinese è già stata stordita dal suo sinistro. Sull'angolo dei bianconeri scatta l'apoteosi con un incontenibile cost to cost. Palla sulla deviazione, pallone esce, Veron lo aggancia, attenzione al contropiede, c'è tutto il campo per Adriano, 1 contro 2, vediamo il brasiliano, altro che jet lag, mette giù il primo, ce n'è un secondo, è Cotto che è esperto, attenzione, gli concede il destro, Adriano tutto da solo, sinistro! Fa quello che vuole in campo, l'imperatore Adriano. Eccoci qua, visto che bel video, mini video diciamo così. Niente, volevo parlare di Adriano, fare un omaggio per lui, perché parlare del presente dell'Inter, vedendo che sta andando un po' così così, lo spogliatoio è rotto, diciamo così, il goleador dell'Inter, Icardi, sta fingendo di fare un finto infortunio, quindi sempre fuori rosa, diciamo così. E tra infortuni, giocatori contati, pensandoci viene un po' la malinconia. Allora volevo parlare solo di Adriano, niente di più. Allora, Adriano praticamente è stato acquistato dall'Inter per una cazzata, tipo 3 milioni di euro, né? Sì, non mi ricordo se c'erano le lire o no, ma penso che c'erano le lire, comunque da poco le lire, 3 milioni di euro da Flamengo, che pensa che lui faceva il terzino e Flamengo, un mancino potente, era stato acquistato dalla Flamengo e ha fatto un amichevole contro Real Madrid, un amichevole di sponsor o quello del genere, è entrato nel secondo tempo, ha fatto vedere delle buone cose, ma soprattutto ha dimostrato le sue vere doti, cioè la potenza. Ha fatto una punizione, che ha tirato dal limite una punizione, una dinamite, 120 km orari, cioè allora c'era Casillas, il portiere del Real Madrid, che non se l'aspettava, era rimasto fermo. Allora da lì è stato scoperto che questo giocatore aveva un talento. E praticamente è stato quei 4 mesi, la prima parte del campionato, che aveva fatto un paio di gol, un gol o due se non sbaglio, col Venezia al 90esimo e un'altra squadra che non mi ricordo. E poi è stato mandato in prestito alla Fiorentina per dare continuità a questo giovane promettente, che purtroppo allora l'Inter non poteva garantirgli posto. Ha fatto quei 6 mesi alla Fiorentina cercando di salvare la Fiorentina, ma non c'è riuscito. Però lui, quel maggior parte di tutte le presenze
insomma, tutte le partite che ha cercato di farle, ha fatto tipo 6 o 7 gol, soprattutto le prime 4 gol, sempre il 90esimo, infatti chiamavano Adriano 90esimo, perché segnava sempre all'ultimo. Poi da lì è passato al Parma, che allora il Parma era una squadra che puntava all'Europa, nel senso le prime 4 o 5, bastava che andava a Euroleague o Champions League, insomma, fare un bel calcio e essere più alto possibile. È un posto, una piazza ideale per Adriano, e lì Adriano dimostra essere veramente un fenomeno. Primo anno che è stato a Parma ha fatto i suoi 14-15 gol, insomma, non male comunque per essere apparente il secondo anno in Italia, soprattutto un anno e mezzo che giocava con Tonità. Poi lo secondo anno è stato ancora a Parma e lì è cominciato a segnare e dimostrare ancora essere ancora più forte, finché ha avuto un infortunio al tiramento alla coscia sinistra, se non sbaglio, e è dovuto stare fermo per un mese e mezzo, specialmente periodo tra metà ottobre fino a tutto novembre, e doveva riprendere a dicembre o del genere. Quando si avvicinava a dicembre, allora il Chelsea aveva messo gli occhi addosso su di lui e voleva spendere cifre folle, tipo 40 milioni di euro, che allora erano soldi, non adesso, allora erano soldi. Ma l'Inter ha avuto paura, perché era mezzo cartellino dell'Inter del Parma, ha avuto paura e acquisto di gennaio ha preso Adriano spendendo per 22 milioni di euro. E l'Inter non so come cazzo aveva pensato di cedere metà del cartellino, cioè non lo so, soldi buttati, però nello stesso tempo soldi spesi bene, perché Adriano era quello che conoscevamo. Adriano è arrivato a gennaio un po' sopravveso, perché è stato fermo per tanto tempo, però ha dimostrato il suo valore, segnava, ha portato quarto in classifica l'Inter, e un vero trascinatore, un vero bomber, diciamo così, dinamite, imperatore, lo chiamavano Hulk, era una bestia, come si vede nei video. E poi nel secondo anno Adriano, nelle prime gare di Champions League, se non sbaglio, contro il Basilea, sì, all'improvviso riceve una brutta chiamata, una bruttissima chiamata per lui, che è morto suo padre, non so come, penso è morto di infarto, ma anche giovanissimo, cioè neanche 50 anni comunque. Morto suo padre, che lui era molto legato a suo padre, e la sua morte lì è andata in depressione profonda, e però lui è andato in depressione non subito, piano piano, cioè all'arco del tempo, forse la botta non l'ha sentita subito, l'ha sentita molto molto dopo. E nonostante la morte di suo padre, quella sera lì ha segnato dedicando quello a suo padre. Poi ovviamente tutti i gol che ha fatto dedicava sempre gol a suo padre, però lui sentiva proprio la mancanza paterna da parte sua, che magari era una guida per lui. Lui non era abbastanza forte per gestire alcune situazioni, alcune pressioni. E Adriano ha cominciato a segnare, però ha cambiato un po' il modo di giocare. Prima era proprio fisico, istinto, un animale. Cioè, per rubare il pallone, cioè andava incontro al muro praticamente. Poi non so perché ha cambiato stile di gioco, si faceva sempre rubare il pallone, cioè si vedeva che comunque quella testa non c'era, e dava sempre il 50%, che allora dava 100%. Si è dedicato all'alcol, si è dedicato a mini festini a casa sua in Brasile, e purtroppo Adriano non è riuscito a trovare la condizione giusta, soprattutto morale e mentale,
addirittura arrivava all'allenamento ubriaco perché lui appunto non riusciva a digerire questa brutta situazione, che è proprio la depressione tremenda. E praticamente lo vedevano che non era in condizione, lo davano per infortunato e andava a dormire in infermeria. Purtroppo l'Inter, quel giocatore lì, l'ha capito subito che aveva dei problemi, si è stato vicino il più possibile, l'hanno coccolato, l'hanno cercato di considerare che era il migliore di tutti, l'Inter era sempre lì, ma effettivamente forse l'Inter non ha, cioè, magari ha dato troppo, ma lui non riusciva a sollevarsi, diciamo così, finché i gol erano sempre di meno, l'assenza era sempre di più. Finché l'Inter ha deciso di mandarlo in prestito, mandarlo nella sua famiglia in Brasile a giocare nel San Paolo. E da lì sembrava ritrovato, nonostante che fosse ripreso, diciamo, sembrava vero Adriano, però sai, il calcio Brasile è un po' diverso, quello europeo, soprattutto italiano. Quindi l'Inter non si è fidata e se non sbaglio, anzi no, l'ha richiamato, l'ha fatto giocare altri 4 mesi, poi vedeva che le cose non cambiavano, ha dovuto rimandarlo in prestito nel Flamengo. Poi era vicino alla scadenza di contratto, l'Inter non si è sentito rinnovare, è rimasto in Brasile ancora nel Flamengo, se non sbaglio, e da lì è passato, ha fatto un anno e mezzo in Flamengo, lì è passato alla Roma pensando che fosse recuperato, torna in Italia, purtroppo non era la stessa cosa, è stato quei 4-5 mesi a Roma, soprattutto prima fase del campionato, poi è rimandato in Brasile, non so dove, ma da lì comunque Adriano ha cominciato a perdersi, a perdersi, a perdersi, e all'età di 33 anni, 31, diciamo 31, nessuno lo voleva, per giunta il suo procuratore che doveva essere più vicino, ma effettivamente lui aveva tante cose da fare, aveva tanti giocatori da gestire, l'ha abbandonato, quindi l'ha lasciato da solo. E Adriano si è ritirato a 31 anni con un grosso amaro in bocca, perché Adriano, cioè, se avesse più carattere, più autostima, diciamo così, che come tipo Ibrahimovic che ha autostima da vendere, lui poteva essere tra i miglior tre attaccanti più forti del mondo, secondo me, con la sua potenza, il suo fisico. Poteva anche vincere il Pallone d'Oro, sicuramente. Uno lo vinceva sicuro. Purtroppo il destino è stato crudele per lui, magari l'ha messo alla prova, ma non l'ha superata, diciamo così. Comunque, volevo fare questo omaggio per lui perché voglio ricordarlo le sue doti, l'amore che aveva per l'Inter, perché è vero che è andato in pressione, però lui ci teneva la maglia, ci teneva i tifosi per fortuna avevano capito la situazione, non erano lì a criticarlo, cercavano di amarlo, cercavano di incoraggiarlo, cercavano di dimostrare tutto il loro amore che avevano. E quindi volevo ricordarlo così, che mi piacerebbe vedere un altro Adriano, cioè nel senso le sue doti, come lui, perché all'Inter serve, ci manca. È vero che abbiamo Icardi, che però non ha dimostrato tutto il suo vero valore, nel senso nell'area piccola è un fenomeno, però come lui che salta l'uomo, dà una spallata, il suo fisico, cioè era veramente una dinamite. Spero che un attaccante come lui ci sarà ancora in giro, soprattutto viene all'Inter, perché abbiamo bisogno di gente così, forte, dinamica. Soprattutto la mentalità di Ibrahimovic. Dopo questo, ragazzi, se volete iscrivervi sul mio canale, fatelo pure. Mettete un grandissimo like. Se volete commentare, commentate pure. E ciao, ragazzi, forza Inter. Ci vediamo alla prossima. Ciao!